È un problema primario quello dell'edilizia scolastica. Lo è per ovvie ragioni di sicurezza dopo le tristi esperienze del passato, ma lo è più in generale per ragioni di funzionalità didattica e gestione delle risorse. Eppure, sul tema della sicurezza degli edifici scolastici, ogni volta qui in Molise sembra che si riparta da zero. A farsene carico dovrebbero essere i comuni e le province, ma un ruolo importante spetta alla regione per pianificare al meglio e soprattutto per risolvere il problema della sicurezza a livello strutturale e non emergenziale. La regione dovrebbe varare un piano di dimensionamento che tenga conto dell'esigenza di garantire efficacia didattica e gestione oculata delle risorse. Ma dopo aver avviato le procedure, la regione si è impantanata nei soliti conflitti tra istituzioni, interessi localistici, logiche politiche. In altre parole, si è impantanata nella spartizione delle poltrone. Alcune scuole sottodimensionate rischiano di avere un'autonomia di sola facciata perché rimarranno senza dirigenti titolari, mentre le pluriclassi, anziché l'eccezione, sembrano diventare la norma. E anche in questo caso i contribuenti ne avranno un danno economico, perché le reggenze e la frammentazione delle scuole arrecano anche un aggravio di spesa. La Regione, dopo aver emanato le linee guida, i cui criteri sono corretti e prevedono l'aggregazione delle scuole in poli, ne ha fatto lettera morta. E ne ha fatto lettera morta per salvaguardare le posizioni privilegiate, insomma, il solito cane che si morde la solita coda. A complicare il nulla arriva poi l'ufficio scolastico regionale e presenta progetti differenziati, strabici, ambigui, affatto sequenziali, anzi a dirla tutta tra loro contrastanti. L'ufficio scolastico regionale, che si era pronunciato per l'attuazione del piano, si è infatti poi arroccato sulle posizioni dell'eterno attendismo. Rinviamo per studiare meglio. Con il magnifico risultato di tirare a campare. Il varo mancato del piano di dimensionamento scolastico sta determinando sperequazioni inaccettabili tra scuole che hanno classi formate da poche unità di alunni e nelle città più grandi, le cosiddette classi pollaio. Come se non bastasse, l'ufficio regionale scolastico, contravvenendo alle disposizioni normative, ha prima soppresso le classi terminali e poi, ad anno scolastico iniziato, ha autorizzato diverse classi prime, con un numero di alunni davvero sparuto. La mano sinistra non sa cosa fa la mano destra, con il risultato che nessuno degli organi competenti pare rendere un servizio utile agli studenti, alle famiglie, ai docenti. Né la regione renderà servizio utile fino a quando continuerà ad erogare fondi a pioggia e ad personam, come gli ultimi 800.000 euro destinati proprio all'ufficio scolastico regionale per progetti che appaiono inadeguati e inappropriati, lesivi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e offensivi della professionalità dei docenti. All in all, you're just a...